Nelle Marche l'Europa è... L'Europa è occupazione, impresa, lavoro. È a Sant'Angelo in Vado, dove una startup innovativa ha creato un potentissimo rilevatore ottico, connesso al web, con cui è possibile diagnosticare patologie o rilevare virus, anche a distanza, da ogni angolo del mondo o in situazioni di emergenza. È nei piccoli grandi miglioramenti della vita delle persone con disabilità, che possono contare su una piattaforma online interattiva per la riabilitazione in casa e fuori casa. O in una carrozzina super leggera e versatile, che si può adattare alle esigenze di mobilità in tutte le condizioni di uso. L'Europa è nelle tecnologie per la prevenzione e la sicurezza, come il drone che sorvola le coste marchigiane e comunica dati ambientali a Protezione Civile e Vigili del Fuoco. L'Europa è nel paesaggio e negli asili dell'Appennino, nelle Alte Marche, dove 9 comuni creano una nuova rete di ospitalità e diventano dimore della creatività, della bellezza e della vita. L'Europa è nel paesaggio rurale insieme ai giovani che sono tornati all'agricoltura, come Paolo, un ex broker che ha riscoperto la sua terra e oggi gestisce un'azienda agrituristica, dove grandi e piccini gustano prodotti a chilometro zero e si divertono a contatto con la natura. L'Europa è mobilità. È nel Palazzo degli Anziani di Ancona, dove un nuovo ascensore collega il porto al centro storico, abbattendo le barriere architettoniche. È al servizio di tutti i cittadini che si muovono sui mezzi pubblici, che possono fare il biglietto con il telefonino, salire su autobus nuovi e confortevoli, avere più informazioni alle fermate. Anche dove ci si muove pedalando c'è un po' di Europa. L'Europa è cultura, bellezza, accoglienza. Musei sempre più attraenti per turisti da ogni dove, con proposte culturali di grande interesse e servizi di accoglienza innovativi. È nella voglia di comunicare a tutto il mondo le bellezze di una regione unica, condividere la varietà delle proposte e dare il benvenuto a persone di tutte le età. L'Europa è sostenibilità. È nel progetto Marte e negli investimenti per l'efficienza energetica in ambito sanitario. Se ospedali e strutture sanitarie della regione consumano meno e meglio, a beneficiarne sono la collettività e l'ambiente. È nella nuova scuola materna di Montelupone, costruita con materiali, impianti e tecnologie ecocompatibili, e nel messaggio positivo che rappresenta per le giovani generazioni e per le piccole comunità. È nell'agricoltura biologica, nella scelta di coltivare la terra seguendo tecniche che rispettano la biodiversità, l'ambiente e la salute. L'Europa è conoscenza. È nel collegamento università-lavoro, nell'entusiasmo di ragazzi che possono mettere in pratica quello che hanno imparato nelle aziende, negli incentivi alle start-up e nella formazione orientata al mercato per costruire il futuro. Nelle Marche, l'Europa è nei fatti.